Bentrovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Casi di influenza in aumento e vaccinazioni a rilento. Screening, come recuperare il tempo perso. Mantenere il pianeta pulito per stare in salute. Mangiare bene vuol dire prevenire. I casi di influenza sono arrivati a un'incidenza di 7 casi per 1000 abitanti, tasso che si riscontra solitamente a gennaio. E mentre corrono i contagi da influenza, le vaccinazioni vanno invece a rilento. A lanciare l'allarme sono i medici in occasione del congresso della Società Italiana di Medicina Generale, partito oggi a Firenze. A causa del Covid i processi di diagnosi hanno subito un forte rallentamento. Abbiamo chiesto a Francesco Cognetti, presidente della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi, come recuperare il tempo perso. Sentiamo. Bisogna partire subito con un'attività frenetica per ristabilire la copertura che era che comunque non era nemmeno a livello di tutto il territorio nazionale, di tutte le regioni soddisfacente, perché c'erano regioni che stavano abbondantemente al di sotto del 30-35% di copertura della popolazione target per tutte e tre questi screening. E da osservare che l'Unione Europea, che la Commissione Europea, ha prescritto il raggiungimento di una copertura in tutti i paesi aderenti di circa il 90% per tutte e tre gli screening. Quindi qui ci sono delle regioni che stanno al 15-20%, siamo in una situazione veramente molto molto negativa, drammatica. Io mi auguro che il nuovo ministro che si è insediato, certamente ne sono certo, prenderà atto di questa situazione e interverrà con un piano straordinario. Noi naturalmente siamo pronti a fare proposte e a collaborare. Si presta sempre più attenzione alla protezione degli ecosistemi, ma mantenere il nostro pianeta pulito vuol dire anche prendersi cura della nostra salute, come ci spiega Pier Giorgio Messa, direttore di nefrologia, dialisi e trapianto renale al Policlinico di Milano. Quello che può valere per tutti era però quello che dicevo prima. Se siamo tutti più virtuosi, più naturali nei nostri atteggiamenti di stili di vita e non ultimo se curiamo l'ambiente. Abbiamo sentito anche oggi, l'ecologia non è soltanto un rispetto per l'ambiente come se l'ambiente fosse qualcosa di esterno a noi. L'ambiente è quel qualcosa nel quale il nostro organismo si è sviluppato ed è riuscito a svilupparsi fino alle caratteristiche eccezionali dell'uomo di oggi. Se noi lo roviniamo, non uccidiamo la terra, uccidiamo la specie umana che si è evoluta in quell'ambiente. Quindi è un'autodifesa quella di difendere l'ambiente, quindi anche della nostra salute. Dopo i 60 anni il metabolismo tende a rallentare e mangiare bene non vuol dire più solo mantenersi in linea, ma anche prevenire possibili malattie croniche. Nonostante sia necessario fare sempre riferimento a un nutrizionista in grado di scegliere la dieta giusta per ogni singolo individuo, è bene ricordare che evitare cibi troppo salati o fonte di grassi e zuccheri non fa mai male. È molto importante inoltre l'assunzione di una quota di carboidrati come i cereali e un apporto di proteine, senza scordare frutta e verdura. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero o un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.